Sono anni che ci diciamo il tempo vola, non ho abbastanza tempo, tutto sembra accelerato. Si tratta di un sentire comune che, tuttavia, nessuno è riuscito a fornire una spiegazione plausibile. Se gli astronomi si sono accorti solo da qualche anno dell'aumento della rotazione dell'asse terrestre, in realtà, è già in corso da diversi decenni e, questo fenomeno, non basta a spiegare l'accelerazione del tempo. Se ci rivolgiamo all'astronomia, troviamo un indicatore che ci fornisce una risposta più significativa e interessante. L'attuale Polaris, stella che indica il nord celeste, si è trovata in data 2022 a metà tra il coluro equinoziale e solstiziale. Questo, cosa significa? Occorre dire che la Polaris si trovava esattamente sul coluro equinoziale nel 1252, quindi, ha impiegato 800 anni per compiere metà del tragitto. La domanda ora è, quanti anni impiegherà per completare l'altra metà del percorso celeste e arrivare al coluro solstiziale? Ebbene, solo 100 anni, precisamente, nel 2101. Il dato astronomico ci fa capire che qualcosa sta succedendo in concomitanza con il ciclo d'aria 2020-2218 che esso stesso è velocità. Abbiamo, quindi, un indicatore celeste incontrovertibile di misurazione temporale, la stella polare, che tende ad attivarsi, negli ultimi secoli, proprio con i cicli d'aria. Se questo può sembrare solo una speculazione teorica, in realtà si tratta di una questione matematica inconfutabile e oggettiva. Vediamo il suo percorso celeste. 1. Data 17 ottobre 1252, all'interno del ciclo d'aria 1226-1424, Polaris era sul coluro equinoziale. 2. Data 2022, all'interno del ciclo d'aria 2020-2218, Polaris si è trovata a metà strada tra il coluro equinoziale e il coluro solstiziale. 3. Data 8 dicembre 2101, all'interno del ciclo d'aria 2020-2218, Polaris si troverà sul coluro solstiziale. Possiamo vedere che ha impiegato 770 anni per passare dal coluro equinoziale, data 1, a metà strada del suo percorso, ossia 45 gradi semiquadratura, data 2, ma impiegherà solo 80 anni per arrivare sul coluro solstiziale, data 3. Abbiamo a che fare con un'autentica accelerazione temporale, che ci dà la percezione che il tempo voli e che non ne abbiamo mai abbastanza. Gli astronomi se ne stanno accorgendo ora, ma il fenomeno va analizzato su una scala maggiore in termini astronomici che sono collegati a fattori ciclici del tempo e non alla semplice rotazione dell'asse terrestre. I punti dei coluri, quando vengono attivati, sono punti di svolta epocali nella storia dell'umanità. Ad esempio, nella data 1, si verificò il passaggio dall'epoca medievale all'epoca moderna con l'umanesimo e il Rinascimento. Un autentico spartiacque con il passato dopo la crisi del 300, economica, politica, sociale, religiosa. La stella polare deve essere vista come un archetipo di livello superiore, che scende verso il basso, attraverso i coluri, verso l'eclittica solare dove ci sono i pianeti che diventano messaggeri di un'idea creatrice che ha un suo spirito del tempo basato sulla natura dei quattro elementi. La discesa dell'archetipo incontra poi le stelle, se sono presenti sui coluri, di altre costellazioni, le quali coloreranno ulteriormente i significati dell'archetipo, che verranno trasmesse non solo ai pianeti, ma anche ai segni zodiacali, se sono attivati in un particolare momento celeste. Per capire perché la stella polare sia così importante, non ti resta che leggere Universis, la costellazione del Cigno. Anticamente, l'astrologia aveva un orientamento polare, asse nord-sud, che venne sostituita con l'orientamento solare, asse est-ovest, durante la fase assiro-babilonese e con la nascita dell'agricoltura. L'astrologia ha origini ancor più antiche di quanto si pensi, ma oggi nessuno fa più ricerca sulle sue ancestrali origini, collegate agli antichi culti religioso-spirituali, che vedevano nel nord celeste la dimora dell'essere supremo, che veniva identificato con una costellazione primordiale. Quella del Cigno.